una certa difficoltà a gestire una relazione ionica con i personaggi. Anche la famiglia Donelli, che va con passi da casa, che è una famiglia di ignavi per certi versi, che sanno cosa è giusto ma fanno loro comodo, poi ci si cancellano i sensi di colpa con la schietta senza tanti problemi. Lei la trattava, la rendeva una famiglia quasi ridicola per certi aspetti, a forza di spesso di commenti infilati dentro alto, mentre rendeva quindi impossibile per il lettore un'identificazione in loro. Quando, dico una bassezza, per un'efficacia pedagogica del romanzo è necessario che il lettore possa anche identificarsi nei Donelli e quindi ricevere la lezione. Se invece sono troppo ridicoli, avrebbero fatto il gioco degli altri. Vado avanti. A quel punto, Salvo, volete unire a voi il punto di domanda, invita la voce dell'uomo col turbante in testa. A quel punto tutti si girano verso Alberto Filippo sul bordo della strada, virgola. Filippo fa un passo in avanti come se l'invito riguardasse proprio lui, virgola. Poi, consapevole del fatto che il padre è al suo fianco, virgola, si trattiene e alza appena lo sguardo verso Alberto, virgola, aspettando la sua reazione. Di questo cos'è rimasto? Di questo è rimasto quasi nulla, perché si arriva direttamente all'invito che il signor Limondoverde fa, dicendo benvenuti, ma che bravi, venite qui insieme a noi. E quindi si incontrano direttamente. E quindi si passa direttamente al dialogo fra Alberto e il signor di Mondoverde. Che bella giornata, dice Alberto. Quindi, gran bella giornata, risponde Alberto, virgola, tanto per banalizzare qualcosa che, virgola, non saprebbe dire perché, virgola, gli sembra eccessiva dei toni, punto e a capo. L'uomo con il turbante giallo sorride, virgola, allineamenti stanchi e pallidi d'occidentale, virgola, la barba brizzolata luccica al sole, virgola, scende dall'albero e si avvia a incontrarli. Quando è solo perché passa da loro, virgola, è un ometto piccolo di statura e con le gambe storte, punto e a capo. Ecco, sì, tutta questa parte di descrizione fisica in realtà è stata anticipata nel testo, per cui precede l'incontro, come giusto che sia, perché comunque la prima impressione è visiva di quest'uomo, tanto più che non parla, ma continua a fare gesti dall'albero. E il testo definitivo, che è poi quello che avete voi sotto gli occhi, il dialogo avviene dopo che tutti questi dettagli di descrizione fisica sono stati dati e quindi, come dire, la scena è preparata e a quel punto iniziano a parlare, mentre nella versione precedente c'era anche questo problema di alternanza fra dialogo e descrizione che non andava bene perché si era un'alternanza mal gestita, non ben equilibrata, cioè era molto più conveniente separare le due cose in maniera tale che avessero anche una successione, che poi è quella nella quale normalmente accadono le cose, cioè che noi le vediamo e poi ci avviciniamo a parlare con le persone. Sì, normalmente qui nella versione definitiva si parlano come se sono già avvicinati un po'. Sì. È una banalità, però. Perché probabilmente in prima stesura Alessandra sentiva il bisogno di creare contatto tra i personaggi e poi avvicinarli, ma una volta fatto questo, ripassando il tutto, si poteva fare diversamente. Salve, virgola, ripete, punto. Siamo della comunità Mondoverde, abbiamo ottenuto questo terreno in concessione demaniale, virgola, a patto di coltivarlo e fare la manutenzione, punto, a capo. Mondoverde, sì, sì. Mondoverde, virgola, sì, punto. Alberto ricorda vagamente qualche articolo che gli riguarda, virgola, forse una pratica transitata sulla sua scrivania, virgola, per conoscenza, virgola, dagli uffici comunali e regionali, punto. Gestione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, virgola, associazione ambientalista no profit, eccetera. Qui, se lo dico io, il primo testo diceva forse un articolo che ha letto, forse una pratica, ma siccome Alberto lavora
nel dipartimento territorio, come si chiama, della regione Emilia-Romagna, è più realistico pensare che sia proprio una pratica. Allora, il principio è: se Tizio ha già sentito nominare tal cosa, è meglio che l'abbia sentito nominare per caso o che l'abbia sentito nominare per una circostanza che in qualche modo legata alla professione, alla quotidianità, eccetera, di Tizio? Vale la seconda. Quindi il forse in giornali è sparito ed è rimasto solo la connessione più forte tra i personaggi. È chiaro? In teoria alleate del suo mestiere, in pratica variante antropologica spesso molto diverse tra di loro, interessanti, non facili da collocare, qualche volta sembrano, anche questo è un balcone, rotolate fuori da un film degli anni 70, come i corpi nudi e giovani rotolano sulla dune di sabbia di Zabriskie Point, a volte non si distinguono dall'essere come dei seccatori, Tutto questo è rimasto nel testo, solo con una punteggiatura cambiata, che a volte è semplicemente quello che serve, perché ve lo ritrovate tutto pari, però appunto con dei punti un po' diversi, con una punteggiatura... In effetti la citazione da Zabriskie Point, come diceva anche Giulio, è completamente interna all'immaginario del romanzo, perché Alberto come Linda hanno questa estetica della natura che arriva poi da una cultura pseudo-hippie che si è anche nutrita, no? Di Zabriskie Point. Io ci tenevo molto a salvaguardare questo balcone e quindi bisognava farlo diventare una nuvoletta che esce dalla testa di Alberto, se balcone non poteva essere, anche perché è vero che questo, come anche in parte poi il successivo, sono momenti in cui il flusso di pensiero di Alberto è prepotente rispetto a quello che sta avvenendo nella scena, però è anche molto importante perché il suo punto di vista è legato fortemente non solo e non tanto a quella scena, ma in generale al suo destino all'interno del romanzo, cioè a questo aderire ad un ideale che è costruito di tante cose, no? Fra cui anche Zabriskie Point, cioè una certa idea di natura, una certa idea di evasione, e questo sottrarsi molto silenzioso, molto tacito, ma continuo e costante di una responsabilità. Lo si vede molto bene in un passaggio successivo. Tra l'altro, l'inserimento di punti permette di fare una cosa, e cioè chi legge si rende conto meglio di che cosa appartiene al narratore di questa storia e di che cosa è, con una sorta di indiretto libero, invece, il pensiero di Alberto. C'è una distribuzione delle parti più precisa. In linea di massima, quando si passa dalla voce del narratore all'indiretto libero, è bene mettere delle punteggiature che aiuti il lettore, perché il lettore non pensa che il giudizio, questi qui, brava gente, ma poi diventano anche ricercatori, appartenga al narratore, appartiene ad Alberto. Al di là del fatto che la qui presente Alessandra Sacchi possa condividere questa opinione, cosa che non è detta, questa appartiene ad Alberto. Ed è più chiaro, secondo me, con questa punteggiatura che smista. È come mettere gli scambi in una stazione, per certi aspetti. Però è una bella visione quella che ha davanti gli uomini e armi d'alberi, giù di vicino agli alberi, Può essere ancora vero, ad esempio di domenica mattina, su per i colli. Come sono le pere quest'anno? Punto di domanda. Alberto prova a rispondere alla cordialità di quello che era di essere il capo di Mondoverde. Qui vedete l'importanza del cambiamento, entra un dettaglio visivo e vanno in primo piano le pere.
ottime, maturate senza pesticidi, ottime, virgola, maturate senza pesticidi, virgola, né infestanti, punto. Beh, ovviamente gli alberi c'erano già, virgola, erano stati piantati da contadino che fino a 10 anni fa coltivava la terra, punto. Venite a vedere, virgola, le pere sono solo un po' più piccole di quelle che si comprano al mercato, virgola, ma il colore è quello originale, virgola, il sapore anche. Gli interventi su quello che dice il signor Mondoverde sono minimi e di sola punteggiatura, perché questo ha comunque già un linguaggio con tutto un tono per conto suo, no? È un imbonitore, è uno che deve fare proselitismo. E allora, una come dire, anche lasciarci una traccia di pomposità o di parlato leggermente sconnesso è una cosa che ci sta in questo, perché presumibilmente questo è un discorso che questo signore ha fatto centinaia di volte e gli viene fuori così, a manetta, come si dice. Pa, 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 pa. Sì, volevo non perdermi il Terra Saturno che c'è. Sì. Con il tuo testo. È il capovasso che comincia con. Allora, a chiare fotocopie 102. No. Ah no, scusate. Voi non avete. Quale capovasso? L'uomo perturbante punta un dito al cielo. Il basso te. Leggo. Sì. Con lo sguardo e un dito puntato al cielo, virgola, allunga l'orizzonte per comprendere tutta la cresta di collina che si può vedere fin verso San Luca, virgola. È una linea chiara, virgola, sinuosa, virgola, ma netta quella delle colline, virgola. Gratifica gli occhi seguirla, punto, virgola. Sotto, virgola, di qualche centinaio di metri e di diversi colti di polvere minuta, virgola, che la fa sembrare velata e distante, virgola, la città è quasi indistinguibile dal resto della pianura, punto. Per orientarsi, virgola, l'unica traccia è la via Emilia, virgola, la strada romana, virgola, antico segno di un potere brutale, virgola, ma forse meno cieco, virgola, o semplicemente avvantaggiato dalla virginità dei tempi e della terra. Punto e a capo. Aspetta un momento perché abbiamo. Con le fotocopie non ci ritorniamo. Perché questo uomo con il turbante c'è in vari capoversi, c'è ingannato. No, l'uomo sì, con il turbante. Era la terza settimana. Il fondo della seconda parte. Sì, la seconda è la ecco. Va bene. Allora, rispetto a a questo paragrafo che ha letto Giulio, io ho fatto un intervento ancora diverso, a parte la punteggiatura, quella la potete verificare, ce l'avete sotto gli occhi. Ho aggiunto un paragrafo che non c'era nel testo. Lo leggo, sì. Infatti, anche le Dolomiti si stanno sbriciolando. Anzi, no, scusate. Vi leggo quello che dice il signore Piero Bondi di Mondoverde. Questa è terra di calanchi, che un po' alla volta si sciolgono come zucchero in acqua. Bisogna evitare di mescolarlo, ma in ogni caso è destinato a sciogliersi alla lunga. E questo è quello che lui sta dicendo, commentando la linea delle colline e il fatto che è terreno molto franoso. Il paragrafo che io ho aggiunto è di nuovo una riflessione di Alberto, che non fa ad alta voce, ma che scorre nella sua testa. Infatti, anche le Dolomiti si stanno sbriciolando, pensa Alberto, grato di sapere che questi disfacimenti avvengono lentamente e in genere diventano epica che si tramanda nel corso di molte generazioni, come la storia che nel nord Europa un tempo c'era così caldo che i vichinghi coltivavano la vigna e facevano il vino. E questo è proprio un paragrafo in cui assistiamo alla deresponsabilizzazione ideale del personaggio, no?
che di fronte a una persona che in maniera, se volete, enfatica, in maniera, come dire, appunto, da chi deve fare proselitismo, gli sta dicendo guarda che qua la terra frana, e lui pensa sì, vabbè, anche le Dolomiti stanno crollando, ma tanto avviene in secoli, quindi noi possiamo stare tranquilli, no? Che è esattamente l'adozione del punto di vista di questa famiglia, cioè convinta che sì, il mondo va in sfacelo, ma noi comunque il nostro posticino al sole ce l'avremo e non saremo toccati dalla catastrofe, perché la catastrofe, se mai avverrà, avrà proporzioni tali e tante che riguarderà un tempo ulteriore. Qui c'è anche, in questo paragrafo, c'è anche un confronto fra il tempo individuale e il tempo della storia, intesa come storia con la S maiuscola, come storia del pianeta, come storia geologica, come storia dell'umanità, che è anche una delle, secondo me, uno dei temi che scorre lungo tutto il libro, no? Cioè l'enorme difficoltà che ha l'uomo moderno di misurare la propria esistenza con tempi più lunghi. Sembriamo tutti nati ieri, insomma, sembra che le cose debbano accaderci per la prima volta.